secondo set sofferto. Infatti poi io durante tutta la partita pensavo, chiederà sempre a me di fare l'intervista e infatti ecco tipo anche Michele, sto scherzando, fate gli scherzi. Sara Anzanello aveva paura, ma ha lottato fino alla fine, come era abituata a fare in campo fin da quando era ragazza. Aveva paura perché il male che l'ha colpita l'aveva lasciata senza certezze. Sara amava semplicemente e disperatamente vivere. Invece se n'è andata ieri a soli 38 anni, dopo aver trascorso gli ultimi 5 a rimodulare disperatamente la sua vita, stravolta da quello che definì un frontale con un camion. Un'epatite fulminante che l'aggredì in Azerbaigian, dove era andata a giocare, lasciando quel campionato italiano che l'aveva vista spendere le sue stagioni migliori a Novara, dove era stata per 10 anni, e poi a Villa Cortese. Il 14 marzo del 2013 al Niguarda di Milano si sottopose al trapianto di fegato. Dopo l'operazione divenne testimonial di numerose campagne a favore della donazione degli organi. Un difficile periodo di ripresa, quindi gli ultimi spiccioli di pallavolo come aiuto team manager del Club Italia e poi nel ruolo di opposto per lei nuovo in B1 con l'Agil Novara, per divertirsi di nuovo con il suo amatissimo volley. In questi 5 anni aveva spesso affidato alla sua pagina Facebook pensieri e riflessioni per se stesse per cercare di condividere il suo stato d'animo, ciò che aveva imparato dalla sua drammatica esperienza. La voglia di condividere, di chiedere aiuto agli altri, così come in campo ci si aiutava tra compagni di squadra, come successe nei giorni felici del titolo mondiale del 2002 e poi delle 2 Coppe del Mondo e di tanti altri successi azzurri, vissuti lottando sempre per trovare e dare qualità ai suoi spazi, piccoli o grandi che fossero. Quando ha scoperto di doversi sottoporre ad un altro trapianto di fegato e poi di essere stata aggredita da un tumore al sistema linfatico, a chi le voleva bene e la seguiva, anche senza averla mai conosciuta, aveva chiesto pensieri, preghiere, energia positiva. Dopo aver realizzato i suoi sogni sportivi, aveva confessato il suo desiderio che ora appare straziante. Il mio sogno è vivere, vivere senza grandi pretese, ma vivere. Sui social il cordoglio e lo sgomento dell'ambiente pallavolistico italiano e non solo. Il campionato femminile per disposizione della Lega partirà con un minuto di silenzio per ricordarla. Sara Anzanello era nata a San Donà di Piave il 30 luglio 1980. Iniziò a giocare nel volley Salgareda, debuttando poi in A2 a 15 anni con il Latisana. A 18 anni inizia la sua avventura con la maglia azzurra. Oro agli europei Under 19, esordi nazionale maggiore, ingresso nel Club Italia. In nazionale giocò nel ruolo di centrale 278 partite, vincendo il titolo mondiale a Berlino nel 2002 e poi 2 Coppe del Mondo nel 2007 e nel 2011. Un palmarès ricco in nazionale che comprende pure 2 medaglie d'argento e 3 di bronzo nel Grand Prix d'argento agli europei nel 2005. Nel 2006 anche un riconoscimento personale, miglior muro del Grand Prix. Addio Sara, il tuo nome rimarrà scolpito per sempre, campionessa dello sport italiano.